Nicola Merola, direttore sportivo della Inter Italy. Direttore, sabato ennesima vittoria, anche se un po' sofferta, con un avversario un po' insoverato che mi ha dato molto impegno, però la vittoria è maturata anche alla grande. Sì, in effetti è stata una vittoria sofferta, ma siamo contenti della reazione della squadra sotto di un 7, un superato che sicuramente forse ha meno punti di quelli che meriterebbe, un organico di ottimo livello. Quindi alla fine direi che la reazione è stata quella che ci aspettavamo e speriamo che diciamo, si possa proseguire su questo trend. Ecco, ma la prosecuzione del campionato mancano 6 partite, 6 contro di tutti i dominanti con il big match fra 2 giornate. Adesso riposerete per la pausa pasquale e poi il campionato rivedrà appunto con queste ultime 6 gare che possono determinare il proseguo della stagione e l'annata Certamente, come aveva detto il Presidente, sono 6 finali. Abbiamo 3 partite in casa e 3 partite fuori casa e ognuna di queste sarà fondamentale perché non potremo più concederci errori sul nostro cammino. Ecco, questa pausa secondo lei potrà influire sulla mentalità dei ragazzi, sulla salute mentale? Diciamo, dopo l'ultima pausa, diciamo, c'è stato quel mezzo passo alla Lamezia, che lei, cioè, possa influire sullo stato mentale degli atleti? Ma più che sullo stato mentale, magari sull'aspetto così psicologico, però direi sono piuttosto ottimista perché noi abbiamo avuto un calo dopo la pausa del periodo natalizio, però direi che la fattispecie è un poco diversa, nel senso che lì venivamo da una sconfitta sia in Coppa Italia poi in campionato con il Potenza, invece direi che a parte forse la controprestazione di Lamezia, poi abbiamo disputato ottimi. Quindi credo che insomma, ci sarà una discontinuità in questa pausa. Ok, speriamo di sì. Un'ultima domanda sulla Versa, diciamo, prossimo avversario tra 2 incontri. Diciamo, la Versa non sta perdendo colpi nei ritmi, ormai è a 2 punti. Diciamo, come organico e come squadra, quando verrà qui a Beccaria San Severino, come si vede? Diciamo che stiamo aspettando Aversa in qualche modo per riscattare la partita persa sul loro campo. Aversa è una squadra molto forte, ha un organico pari se non superiore al nostro con giocatrici di grande esperienza nella categoria. Una squadra che gioca con una grinta effettivamente al di sopra della norma. Tra l'altro ha un cammino più o meno simile al nostro. Diciamo che lo scontro diretto sarà fondamentale ma non decisivo, perché comunque dopo Aversa ci aspettano ancora un momento difficile. Sicuramente il must sarà vincere con Aversa e poi speriamo bene. Ok, allora in bocca al lupo per il proseguo e la fine della stagione. Credo.